Niv, il tuo disco si intitola Low Profile ed è un album non solo molto intimista, ma anche con delle sonorità interessanti, soul, pop, elettronica. Cosa puoi dirmi di questo album? Dove peraltro voglio ricordare ci sono anche alcuni brani che tu hai proposto ad amici. Sì, assolutamente sì. Diciamo che il mio percorso d'amici è stato proprio pensato e ho sperato di poter far ascoltare più canzoni possibili di questo disco. Infatti ne ho cantate, se non sbaglio, 5. E niente, se devo parlare del disco, posso essere molto felice nel dire che prima di essere diventato poi questo disco, quindi questa tracklist con queste canzoni, sono nate per prima le canzoni. Ho scelto di inserire questi brani perché sono delle canzoni che ho scritto negli anni. Per esempio, la canzone più vecchia, diciamo più datata, è Sincero, che è la seconda canzone che ho scritto proprio nella mia vita proprio. E ho scelto di mettere tutte le canzoni che hanno comunque avvenimenti importanti proprio nella mia vita in questo primo disco. Per esempio, Blues dal Col è una storia che mi tocca molto. Padre, per favore. Sono tutte canzoni quasi autobiografiche, sono storie che ho vissuto comunque da vicino. Infatti nel disco si sente questa impronta autobiografica e anche questa totale adesione alle emozioni che devono esprimere i brani. Sì, assolutamente sì. Sì, più che altro perché ho sempre immaginato, e visto che ho sempre scritto in questo modo, cioè scrivere a seconda di quello che vivevo. Infatti non ho una reale ispirazione, ma più che altro un'esigenza, tra virgolette, di dire determinate cose. Cioè mi viene proprio spontaneo raccontare quello che vedo in musica. Tu canti anche in inglese e in francese, infatti alcuni brani sono in francese, oltre a Blues dal Col. Baglio sì, che in realtà ha solo il ritornello riff che è cantato in francese, che cioè dico voglio. L'altra canzone in francese proprio è Person. Ho scelto questi due brani perché sono i due brani che preferivo inserire da vicini nella tracklist, perché sono canzoni che ho scritto in questi anni e pensavo che fosse più giusto proprio, e penso anche che siano delle canzoni che abbiano rappresentato proprio dei miei momenti di vita. Infatti ce ne sono solo due in francese in questo disco, però in realtà ne sto scrivendo molte di più e ne ho scritte. Ho fatto questa scelta proprio per essere paro paro con quello che ho vissuto. Allora hai già il repertorio pronto per il prossimo disco. Sì, assolutamente sì. Voglio parlare anche del ruolo che hanno avuto i tuoi produttori, Zef, Fausto Cogliati e Federico Nardelli. Yeah, sono delle persone, dei produttori pazzeschi, anche perché hanno veramente, è una cosa che dico spesso, ma perché ci tengo proprio a sottolineare questo punto, hanno una sensibilità artistica fortissima, che secondo me è la cosa più importante per fare il produttore, perché un produttore è veramente la figura alla quale affidi non solo la tua persona, ma proprio il tuo modo di fare musica, e in questo caso, cioè per me dove racconto delle storie che parlano di me, è un po' come dare la propria pancia a qualcun altro, lasciare che sia qualcun altro a dare dei colori, no? Esatto. E devo dire che loro sono pazzeschi in questo. Con Nardelli ho avuto la fortuna di lavorare proprio immediatamente insieme, no? È nata proprio la canzone già quasi sulla produzione, grazie anche a Vincenzo Colella, con la quale ho scritto il pezzo. Con Fausto Cogliati ho mandato un piano voce. E lui ha lavorato sulla produzione, ci siamo visti in studio, oddio, ti penso, ci siamo visti in studio e è nata, cioè proprio è nata così e mi sono innamorata subito della produzione che ha fatto. Mentre il produttore con la quale ho proprio quasi, come dire, interagirei, è il produttore di più pezzi in assoluto del disco, è Zef. Nel senso che Zef come lo posso descrivere? È pazzesco, ha bisogno dei suoi momenti in cui sta da solo. Prende il pezzo, lo ascolta, poi lo colora a seconda di quello che gli esce nella testa e poi dopo praticamente mi mandava i brani e io aggiungevo ulteriormente altre cose mie, no? Quindi è stato molto uno scambio con Zef. Poi vabbè, abbiamo lavorato un sacco mentre stavo già dentro, quindi abbiamo fatto un po' fatica, però sono molto contenta, sono persone pazzesche. E ricordiamo che sono produttori importanti perché Zef lavora con Gali, con Gheppe Kenyo, con Fabi Fibra.
Coiati con gli Articolo 31, Fedez, Nardelli con Ligabue, quindi veramente hai avuto da parte tua dei grandi professionisti. Totalmente, infatti sono veramente, veramente felice di aver avuto la possibilità di lavorare con loro. Contrariamente a quanto accade solitamente, tu sei arrivata ad Amici, quindi uno dei talent più conosciuti e amati, dopo aver fatto esperienze come Fiat Music e Sanremo. Perché questa scelta così atipica? Ma in realtà è spronata dall'esigenza del voler far ascoltare le proprie canzoni. Nel senso che, dato anche il primo riscontro positivo che avevo fatto a Sara Sanremo, poi a Sanremo Giovani, la possibilità che mi ha dato Sanremo nel fare un tour mondiale, diciamo che mi sono sentita proprio più un po' fortificata. Devo dire che il tour mi ha aiutato tanto per la scrittura di canzoni nuove, la voglia di. Mi ha aiutato ad uscire, cioè nel senso, come se. Dentro di me prima avessi sempre solo immaginato di fare musica davvero da una cameretta o per strada con dei miei amici. Poi, grazie a tutti questi piccoli passi, tutti questi percorsi che ho avuto la fortuna di fare, automaticamente ho sentito anche il bisogno di dimostrare quello che avevo scritto fino a quel momento, no? E quindi ho preso questa decisione di andare nel talent di Amici di Maria De Filippi, che mi ha dato veramente l'opportunità di far ascoltare le canzoni a un grandissimo pubblico. Infatti Esatto. non ho mai partecipato con insomma, alcun tipo di pretesa o pensiero di una possibile vittoria, ho semplicemente pensato di portare fuori il mio progetto e di vivermi al meglio il contesto. E sei arrivata alla semifinale di Amici, quindi quasi al traguardo. Sì, infatti sono super contenta. Come hai vissuto questa esperienza? Perché Amici è un'esperienza molto forte, perché comunque anche i giudici sono molto severi. Spesso anche criticati per la loro severità. Ma allora, un'esperienza che per un'introversa come me all'inizio è destabilizzante, anzi non solo all'inizio, proprio secondo me durante il percorso. Quando siamo entrati in casetto ho avuto tipo un piccolo shock perché non mi aspettavo di tutte queste telecamere, i microfoni 24 ore su 24. Però nonostante tutto questo lato che per gli introversi è un po' difficile da gestire, è comunque un'esperienza che ti dà tanto. Sia umanamente che artisticamente, cioè si crea proprio un alto livello di condivisione musicale. Io personalmente l'ho avuto molto forte con gli altri ragazzi, sia ballerini che cantanti, ed è una cosa che quando ti ricapita di poter condividere lo stesso spazio, mangi, dormi, parli delle tue fragilità e condividi momenti belli con delle persone che fanno anche loro musica, no? Chi in un modo e chi in un altro. E poi soprattutto il riscontro che hai con il pubblico nella fase del pomeridiano, quindi che lo vedi subito, e poi anche tutte le sicurezze che ti danno proprio gli addetti ai lavori, perché ti trattano proprio come una persona che sta facendo questo, che vuole fare questo nella vita a proprio modo, no? A prescindere dai commenti negativi, critiche positive o negative, quelle in un modo o nell'altro ci sono e ci saranno sempre. E secondo me ti dà anche la possibilità di farti un po' il pelo sullo stomaco e capire veramente tu a che cosa vuoi dar retta o meno. Cioè, alla fine, se una persona, io per esempio, che sono introversa, sto sul palco e tengo gli occhi chiusi e mi vivo la musica così, non c'è niente di male. Prima o poi magari li aprirò e mi comporterò in un modo diverso, però è anche l'esperienza che fa questo. Ma poi è proprio un percorso umano, quello di Amici, più che artistico, secondo me. Perché vedi proprio la persona come cresce dai primi giorni in cui entra in quella scuola a come si approccia, no? Con tutto quello che gli viene posto davanti. Cioè, e soprattutto quante cose ha intenzione di cambiare di sé e quante cose invece ha intenzione di portarsi. Cioè, nel senso, ho visto, ci sono dei caratteri che magari sono più propensi a cambiare certe sfaccettature. Per cercare di raggiungere un obiettivo in un modo anziché un altro. Io invece sono tipo, come anche altri, sono più un tipo di persona che va bene qualsiasi cosa, nel senso che io sono fatta così, la musica la vedo così e amo già solo l'idea di poterla fare in questo modo, ma proprio perché parto proprio super, coi piedi per terra, no? Difendo questo mio lato molto attaccato all'origine di come è nato tutto. Infatti poi tu ti sei cimentata anche in delle cover, via d'amici. Sì.
Assolutamente sì, ho cercato di riarrangiare il più possibile, anche perché devo per forza cambiare i pezzi, perché ho bisogno di sentirli molto miei, cioè nel senso se io devo cantare, mi sembra quasi strano dover cantare nella stessa identica versione una cover, cioè prendo magari una strumentale e ci canto io, ma è così bella quando la canta l'artista originale in quel modo, massimo posso prendere il testo, cercare di renderlo mio, nel senso che non vado a cambiare il testo, semplicemente cerco di dare un mio punto di vista al testo e con gli strumenti ci vado a fare qualcos'altro. Quasi un po' come se l'avessi scritta di nuovo io quella canzone. Mi piace fare questa cosa. E Beh, giusto per con amici fare. l'ho fatto un sacco. Low Profile è disponibile per Sugar Music in formato digitale. So che quando finirà questa emergenza sanitaria uscirà sul supporto fisico. Penso che sia proprio la situazione più giusta, nel senso la cosa più giusta in questo momento, secondo Origini sono in Germania e in Marocco. Cosa ti porti dietro della cultura europea e di quella africana? me. Sicuramente proprio per come sono già nella vita e come sono anche musicalmente la contaminazione. Nel senso io sin da bambino ho sempre ascoltato tanta musica diversa, tanti approcci proprio alla vita, alla quotidianità vista in modo differente, no? E questa cosa, questo essere come dire, un po' cittadini di un po' tanti posti contemporaneamente, me la sento proprio addosso. Forse anche per quello che scrivo di tematiche e sto scrivendo ancora adesso, che magari nel disco, in questo disco non si coglie ancora questa cosa come vorrei, per come vorrei farla uscire. Però mi piace proprio raccontare i vari punti di vista. Questa che dici è una cosa molto interessante, anche perché ormai in Italia ci sono tanti immigrati di seconda generazione. Ormai l'Italia è un paese che ospita più cultura al suo interno. Assolutamente sì, e infatti io vedo proprio tutto questo aspetto come un valore aggiunto, cioè io in primis che soprattutto l'ho vissuto sulla mia pelle, lo vivo sulla mia pelle, per me può solo essere un valore aggiunto, più conosci culture diverse, più resti affascinato da tutto quello che è, tra virgolette, in un momento diverso da te, perché solo quello che è diverso può insegnarti e darti delle cose in più. Thank you.